è disabile, non riesco più a mantenerla per il dolore, non so che cosa devo fare. Sono le 11 di un venerdì qualunque al pronto soccorso del Policlinico di Foggia, punto di riferimento dell'intera provincia. Ci sono circa 50 pazienti ricoverati e una ventina di persone in attesa. Questo pronto soccorso dovrebbe avere in servizio 35 medici più il direttore. Invece sono 14 medici più il direttore e il direttore è lei. Io sto staccando ora, ho preso servizio ieri, ho fatto la notte di turno e poi smontata dalla notte come dirigente medico, adesso faccio il direttore per qualche ora e poi dovrei cercare di andare a riposare un po'. Questi sono tutti i pazienti che stamattina ho visitato dall'inizio del turno, quindi dalle 8, sono circa le 12, e sono circa 20, 20, 25. Buongiorno, la gastroenterologia? Dal pronto soccorso, mi potete dire quanti posti avete? Nessuno. A gentilezza, quanti posti avete? Siamo pieni. Il pronto soccorso diventa l'unico punto di riferimento per chiunque abbia un problema medico e non solo. E a volte gli animi si scaldano. Chi è andare in casa, spedaggio, oh. Perché tu non andare in casa? Perché non andare in casa? Perché è l'unica porta aperta da cui non mandiamo via nessuno. Dalla situazione minima alla persona che sta finendo. Bisognerebbe organizzare, per esempio, meglio ambulatori dei medici di medicina generale. E poi l'altra parte è quella di velocizzare le liste d'attesa. È un lavoro duro? Molto. Alle 5 del mattino devi essere lucida per poter fare quello che è giusto per il paziente. Il Policlinico di Foggia è stato il primo della regione a indire un concorso in base al decreto 34 che facilita l'accesso alla dirigenza medica in pronto soccorso. Ma quanti ne arriveranno? Spero almeno 7-8. I posti messi a concorso erano 19, ma si sono presentati in un numero inferiore e la scelta attuale dei giovani non è la scelta di specializzarsi in medicina d'emergenza urgenza. Se non viene migliorata la qualità di vita e la retribuzione dei medici dell'emergenza urgenza, noi ci troveremo sempre di più davanti a giovani che non sceglieranno questa specialità e persone con esperienza che cercheranno di andar via. Perché lei non se ne va? Di pancia ti rispondo perché sono matta. Perché è un lavoro bellissimo. Perché quando saluto mio figlio la mattina che mi dice: mamma, dove vai al lavoro? E io dico: sì, vai a salvare le persone. E per quello.